Ieri sera al Castello Mediceo di Melegnano assemblea pubblica indetta da Tangenziale Esterna, un'assemblea molto partecipata, guardate. Erano in 350 ieri sera al Castello di Melegnano i cittadini che tra le 21 e le 23 si sono dati appuntamento nella Sala delle Bottiglie per prendere parte all'Assemblea pubblica, collegamento strada provinciale 39 Cerca e la strada provinciale 40 Binasca e opera ambientali integrate, promossa dal Comune e dal Consorzio Costruttori Tem. Un'ora e mezzo di dibattito preceduto dalle relazioni del Sindaco Vito Bellomo, che ha ringraziato il Presidente del Consorzio Silvio Fascio, l'intero gruppo Gavio per l'impegno profuso, l'Assessore regionale all'economia Massimo Garavaglia e l'Assessore provinciale alle infrastrutture Dea. Angelis, un confronto che ha permesso di sviscerare i temi relativi a costi e difficoltà costruttive riguardo al superamento dell'Ambra e della Vettabbia tramite due viadotti, ai disagi del quartiere Montorfano, agli interventi di mitigazione e all'effetto di decongestione sul traffico grazie a TEM. È solo la prima sfida perché questo è un nucleo sicuramente importante, la TEM farà viaggiare la Brebemi eh, al 100%, è la prima vera autostrada che fa concorrenza. Anche questa è una novità in un paese che non è, non è abituato ad avere concorrenza solo monopoli, eh, però da qui poi si parte con un progetto più ampio. A livello di mitigazione ambientale, la cerca Binasca verrà inserita nel contesto del progetto ambientale Lambro-Rocca Brivio, che interessa la zona nord di Melegnano, nel punto in cui la via Emilia incontra l'abitato. Anche quest'opera dimostra chiaramente che non è un'offesa toglie traffico permette di conseguenza una miglior vivibilità e va contro a una delle grandi iniziative del Parco Agricolo sul Milano che è quella della miglior vivibilità dell'area nella quale persiste.